Ogni giocatore serio vorrebbe che il proprio gioco preferito fosse reale. Il Dragon Claw Hook di Dota 2, un medaglione Apex e persino i Creepers di Minecraft sono diventati reali. Guarda il nostro nuovo video per imparare a creare gli oggetti dei tuoi giochi preferiti. Ben sta guardando Roblox Let's Play, ma anche Steve ha bisogno di usare il computer. Stanno per iniziare a combattere e finalmente Steve riesce a sistemare le cose. Cosa c'è sul tuo computer, Ben? Cos'è tutta questa roba Roblox? È tutta finzione! È completamente irrealistico! Ben non è d'accordo. Sarebbe bello se il suo gioco prendesse vita. Sembra che il desiderio di Ben si sia avverato. Un suono misterioso proviene dal computer e i ragazzi iniziano a trasformarsi. Oh, si stanno restringendo! Diventano gli eroi di Roblox, i modelli di cartone 3D. Che colpo di scena! Cosa ci è successo? Il cartone Steve è furioso. Te l'ho detto, i videogiochi non fanno bene. Taglia 5 figurine Roblox identiche dal cartone. Incollale insieme. Attacca una foto di un personaggio Roblox in cima. Regola i bordi. Colora la figura con acrilico. Aggiungi dettagli con un pennarello. Almeno ora Stevie è buffo. Si sente come se fosse il capo. Ben è arrabbiato. Perché è diventato così piccolo? Traccia l'immagine di un personaggio Roblox su cartone. Crea due pezzi identici. Taglia un pezzo di cartone a strisce. E incollali alla figura. Segui la struttura. Crea un corpo in 3D. Attacca la seconda figura in alto. E attacca l'immagine. Decora con pittura acrilica. Aggiungi dettagli con un pennarello. Ma Ben rimane a testa alta. Un giorno tornerò nel mio corpo normale e farai meglio a stare attento, Steve! E ora presentiamo un documentario sulla vita segreta dei Creepers su Minecraft TV. Copri un foglio quadrato di cartone spesso con pittura acrilica bianca. Dividi il foglio in quadrati. Disegna l'immagine di un rampicante di Minecraft. Colora i pixel con colori acrilici. Fai una scatola di cartone. Aggiungi un motivo a pixel e montala incollandola con la colla a caldo. Copri il lato anteriore con l'immagine di un creeper. Creepers? Cosa sappiamo di queste meravigliose creature? Di cosa sono fatte? Cosa fanno? Osserva quanto sono eleganti e belli i suoi movimenti. La voce di un creeper è come il canto degli uccelli. Per natura questa creatura è libera e maestosa, ma viene spesso ridicolizzata e trattata con disprezzo. Avviciniamola nel suo habitat naturale. Basta non spaventarla. Shh, shh, piccoletto. Bravo, sei così carino. Oh, è raro riuscire a avvicinarsi così tanto a un creeper. Dobbiamo averne trovato uno molto paziente. Ups, sembra che l'abbiamo infastidito. Scappiamo! Ben, il giocatore, vive in un mondo felice. Ha un Dragon Claw Hook e si sente come se fosse il dominatore dell'universo. Traccia il contorno di un artiglio del drago nero dal gioco Dota 2 su un pezzo di polistirolo. Ritaglialo. Lima i bordi con carta vetrata. Liscia l'artiglio. Copri il gancio con pittura acrilica bianca. Aggiungi ombreggiature e luci con colori diversi. Avvolgi un nastro di pelle artificiale sul manico. Fissalo con colla multiuso. Il Dragon Claw Hook teletrasporta immediatamente gli oggetti. Una lattina di Pepsi, facile.
sneakers? Ancora più facile! Una bella ragazza, certo! E un bouquet per lei? Eccolo! Essere un eroe fantastico! Una battaglia epica tra il bene e il male! Non deludermi, freccia! Disegna il contorno di un grande arco da tiro di Dota 2 su cartone spesso. Ritaglialo e leviga il bordo con carta vetrata. Incolla due pezzi identici insieme. Colora il cartone con pittura acrilica bianca. Fai un disegno sull'arco e matita. Coloralo con pittura acrilica. Ritaglia una freccia di cartone, dipingila. Incolla un nastro di raso sull'arco. Attacca un filo sottile come corda. Windranger Steve lancia la sua freccia. Penso di aver bisogno di aiuto. Dove sono i rinforzi? Squire Ben risolverà questa cosa. Sì! Centro perfetto! Ecco cosa succede quando passi troppo tempo a giocare ai videogiochi. La realtà virtuale si trasforma rapidamente nella vera realtà. Ma non posso lasciare il mio amico. Devo aiutarlo a risolvere questa difficile situazione. Ben ha trovato ciò che cercava da tanto tempo. Finalmente! Gerard lo strigo si trova su una strada in cerca di lavoro. Inserisci un logo stampato del gioco The Witcher in una maglietta bianca. Piega i bordi della maglietta. Fissa l'etichetta con clip. Ricalca il disegno sul tessuto con una matita. E coloralo con pittura per tessili bianca e nera. Lascia fissare e asciugare la pittura per 24 ore. Quindi stira l'immagine per fissarla. Ben ha un compito urgente per Gerald. Dobbiamo salvare la mia Jenny. È posseduta da uno spirito malvagio. 500 pepite d'oro e salverò Jenny. Bene, d'accordo, ma ha solo alcuni sneakers. 400 pepite d'oro, allora? Forse 300? Va bene, mi hai convinto. Jenny si rivela un cagnolino con normali comportamenti da cane. Sul serio, è per questo che hai chiamato l'incredibile Gerald? Lo strigo cancella la memoria del suo cliente e prende gli sneakers come mancia. I due giocatori sono atterrati nello stesso punto sulla mappa e corrono in direzioni opposte. Per sopravvivere a questa battaglia devono trovare immediatamente il bottino. Steve è un novellino e riesce a perdersi. Si guarda intorno senza speranza. Ma Ben è un professionista, sta schiacciando i suoi nemici a destra e a sinistra. Finalmente Ben distrugge il suo ultimo nemico e parte alla ricerca di Steve. Povero Steve! Sta cercando di camuffarsi da albero, ma questo non lo aiuterà. Ben è il vincitore e ottiene il suo sudato premio. Forma l'argilla polimerica nera in un pancake. Ritaglia il logo del gioco Apex seguendo lo schema. Fai un'apertura nella parte superiore con uno stuzzicadenti. Cuoci il pezzo secondo le istruzioni del pacchetto di argilla. Decoralo con pittura acrilica. Copri il medaglione con smalto trasparente. Attacca un fissaggio per gioielli a una cordina. Collega gli anellini al medaglione e fissa il cavo. Il medaglione Apex ha trovato il suo eroe! Ben è pronto per salire di livello! Christy ama giocare con il suo telefono, ha persino una cover speciale! Per essere sicura che tutti sappiano a che gioco sta giocando! Rivesti una cover con pittura acrilica. Falla sembrare il cielo. Traccia un'immagine stampata di un astronauta su gomma piuma. Ritagliala. Ombreggia l'immagine dal retro con una matita. Capovolgila e traccia il contorno su un foglio di gomma piuma bianco. Ritaglialo. Coloralo con pittura acrilica. Incollalo sulla gomma piuma e attacca l'astronauta alla custodia. Usa la colla multiuso. Incolla il logo del gioco in alto. Decoralo con le stelle.
Una custodia d'astronauta è perfetta per un vero giocatore, ma Ben ha qualcosa di ancora più bello, delle spille che sicuramente contraddistinguono un giocatore pro tra una marea di gente normale. Traccia su un foglio di polistirene il distintivo Assassin's Creed. Ritaglialo. Traccia un cerchio più grande su un foglio spesso di gomma piuma bianco. Taglia i bordi in triangoli e incolla la gomma piuma al polistirene. Colora gli stemmi con pittura acrilica. Copri la parte posteriore con della carta assorbente e incolla su una spilla. Realizza la stessa forma di base dal polistirene nero e incollaci il logo Dota 2 fatto con gomma piuma rossa. Crea anche spille di Minecraft e Mortal Kombat. Guarda tutte queste spille, scegli il tuo gioco preferito. Christy ha preso una spilla di Minecraft e Stevie si mette con orgoglio quelle di Assassin's Creed. Anche Ben ha fatto un'ottima scelta, Dota 2 e Mortal Kombat. E ora giochiamo! Ti sono piaciuti i life hack dei nostri gamer? Allora facci sapere nei commenti come porterai il tuo gioco preferito nella vita reale. E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella per non perdere le nuove idee dei gamer di Troom Troom.